Gentili telespettatori, dalla Psicora di Cagliari che vi parla Nando Martellini per questa partita tra la capolista Cagliari e la formazione della Roma. Le due squadre stanno guadagnando l'ingresso in campo, ecco Capitan Cera, Ricky Albertosi e i giocatori della Roma. Stadio gremito come tutte le domeniche ormai per sostenere i giocatori del Cagliari. Diamo le formazioni. Cagliari in campo con Albertosi, Tomasini, Nicolai, Martina Donna, Zignoli, Cera, Domenghini, Nenè, Greatti, Gori e Riva. La Roma risponde con i seguenti giocatori: Ginulfi in porta, Capelli, Santarini, Spinosi, Bet, Salvori, Cappellini, Landini, Capello, Peiro e Cordova. Ecco lo schieramento dei giallorossi. Ecco il numero 10 del team sardo. Partiti: Tomasini, Domenghini, Cera. Ancora dietro a Tomasini che tocca per Gori, quindi Riva a Nenè, fermato, l'arbitro dice che non c'è fallo, Capello. Il lancio per Joaquin Peiro, che sta attraversando un ottimo momento di forma, uno dei migliori della formazione di Herrera in questo inizio stagione. Capello per Cordova. Anche per Cordova possiamo parlare di una stagione veramente strepitosa. Palla che viene messa in fallo laterale e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco in favore degli isolani. Zignoli per Greatti, che ha provato a lanciare Gori ma non c'è riuscito. Quindi giallorossi in attacco con Cordova, l'ottima chiusura di Tomasini, l'appoggio su Cera. Domenghini, attenzione, sbagliato il suo passaggio, lo scambio tra Peiro e Cordova, poi cerca di inserirsi Capello, ma Tomasini fa buona guardia a centro area. Adesso è Greatti che prova a lanciare Domenghini, attenzione Domenghini, Domenghini, chiusura su di lui Capelli, finta di Domenghini, poi non riesce a passare il pallone, hanno la meglio su di lui i difensori giallorossi, Aldo Bet, da questi a Santarini, Landini, Bet, Santarini, Salvori, sbagliato il passaggio di Salvori, quindi può ripartire la formazione sarda, Martina Donna, Nenè, Cera, attenzione Cera per Gori, poi viene fermato da Santarini, quindi ancora Roma che prova a portare la propria offensiva al Cagliari, ma senza successo. Ginulfi, Spinosi. Spinosi uno dei giovani più interessanti di questo campionato insieme a Capello, poi ovviamente c'è il giocatore più ambito da tutte le formazioni italiane, non solo, quel Gigi Riva che ogni squadra sarebbe felice di avere in campo e che gioca nel Cagliari. Attenzione Spinosi, si porta fuori la palla Spinosi per farvi capire quanto sia amato Gigi Riva, dei dirigenti del Cagliari hanno avvicinato Maurizio Piras e Alessandro Campa, che sono team manager, e addetto stampa, per chiedere una maglia firmata di Gigi Riva. Attenzione Gori, Gori prova la conclusione, palla che si impenna, poi Ginulfi esce di pugno lontana. Cordova, Capello, Nenè. Nenè prova a lanciare ma senza successo, poi c'è questo traversone per Greatti che prova la conclusione, poi c'è la bella parata di Ginulfi, Capellini. Ottimo l'intervento difensivo da parte di Zignoli, ecco Zignoli che prova a spingere sul settore sinistro ma viene fermato, Capelli. Quando siamo al 30esimo, Cagliari e Roma sono ferme sullo 0-0. Cera, Nicolai, Tomasini. Il lancio per Nenè che di testa gira dietro per Martina Donna. Non mi
me ne vogliano gli sportivi sardi, però. Comunque, ho confuso l'oro con dell'altro oro, perché a livello tecnico il signore che ho appena nominato è stato forse il più grande, però c'è l'eterna battaglia tra Pelé e Maradona. Quindi Martiradonna, insomma, è stato accostato bene. Calcio d'angolo, Nenè alla battuta, palla dentro, Domenghini di testa, la palla termina fuori di pochissimo. Domenghini ha colpito bene, ma la palla, vediamo, è uscita veramente di un soffio. Cagliari che ha rischiato di portarsi in vantaggio con Domingo. Splendida la sua doppietta contro l'Internazionale. È stata un po' la sua vendetta. Attenzione, Gori. Non è riuscito a passare Gori. Santarini per Cappelli, poi ancora Santarini, chiama in avanti Salvori. Questi a Cappellini. Salvori. Greatti perde palla, poi Spinosi la mette dentro per Cordova alla chiusura. Roma che sta giocando una buona partita, sta contenendo bene, forse è la squadra che ha giocato meglio contro questo Cagliari, perché sta contenendo veramente bene i sardi e soprattutto ha delle ripartenze che non sono male. Cordova, Peiro, Aldo Bet, attenzione, Bet la mette dentro, la chiusura di Cera, poi ancora Roma con la palla al piede, Cordova fermato, l'arbitro ferma il gioco, calcio di punizione, la posizione è interessante, ecco, rivediamo il fallo di Domenghini che è rovinato addosso letteralmente al giocatore della formazione di Herrera. Punizione, Cordova la battuta, parte Cordova il tiro e la grandissima parata di Albertosi, che riesce a rendere semplici anche le parate più difficili. Un saluto, eccolo il grande Ricky Albertosi, salutiamo, abbracciamo caramente lui e Alberto. E finisce il primo tempo con il Cagliari e la Roma. Riprendiamo il secondo tempo, diciamo Cagliari-Roma 0-0. Partita che ha visto la Roma più vivace, e vedremo se in questo secondo tempo Scopigno ha saputo dare istruzioni precise ai suoi. Nenè, il lancio per Riva, non trova nessun compagno Riva, quindi Santarini per Cappelli, Ginulfi, Santarini, Piro, Cappello, fermato. Ma il Cagliari niente, non riesce ad essere incisivo come nelle altre domeniche. Greatti non riesce a fornire i palloni alle punte. Comunque adesso Gori prova a servire Riva, arriva il tiro di Gigi Riva, la palla esce fuori violentissimo, il sinistro di Riva, palla che esce fuori di poco. Ecco, vediamo da questa angolazione che è perfetta per capire di quanto è uscita la palla. Bello il passaggio di Gori, il sinistro di Gigi Riva che sfiora il palo alla sinistra di Ginulfi, che è stato graziato dalla mira imprecisa di Gigi Riva. Bet, Cordova, dentro per Cappello che non controlla, Albertosi approfitta, riesce a portare via il pallone dai piedi di Cappello, pallone che avrebbe potuto essere molto pericoloso. Cagliari che si riversa all'attacco, Riva per Gori, cerca lo scambio, non lo trova, poi c'era per Martiradonna, avanza Martiradonna, la mette dentro, Gori non riesce a colpire il pallone. Nenè, Cordova, dentro per Joachim Peiro, attenzione ancora Peiro, Peiro dentro per Cappellini, poi Tommasini spazza via. Cagliari ancora in difficoltà anche in questo secondo tempo, Bet,
lungo per Però, il colpo di testa, attenzione Cordova, e c'è il gol del vantaggio della Roma con Ciccio Cordova che porta in vantaggio i suoi colori con un gol veramente molto bello. Pertanto Roma 1 Cagliari 0 e questo è un risultato che se dovesse rimanere fino alla fine è clamoroso, perché la Roma sta, ecco, rivediamo il gol, nessuno avrebbe mai detto che la Roma avrebbe potuto venire a Cagliari e vincere la partita, ma non perché la Roma intanto esce Greatti che oggi non è sui soliti livelli al suo posto Bruniera, dicevamo non che la Roma non giochi bene, che ultimamente le sue prestazioni, compresa la finale di Supercoppa Italiana che l'ha vista comunque vincitrice, è stata giocata su livelli bassi nonostante il tasso dei propri giocatori, il tasso tecnico che è molto elevato di questi giovani, Cappello, Spinosi, Bet, Santarini, e oggi questo tasso si è visto finalmente per i tifosi giallorossi, perché la Roma sta giocando una grande partita sui livelli che Elenio Herrera si auspicava. Adesso vedremo se il Cagliari, punto nell'orgoglio, sarà capace di rimontare questo gol di svantaggio. Ecco, intanto fallo fischiato a Nenè per questa gomitata in aria, ha rischiato un cartellino giallo, calcio di punizione, lo va a battere Ginulfi, Cappello, Salvori, il lancio per Peiro, la chiusura di Zignoli. Salutiamo la sorella Paola che segue tutte le partite del Cagliari. Ecco, prima erroneamente ho detto Campa, ma è Gamba il cognome di Alessandro. Solerte è affezionato factotum di questo Cagliari virtuale. Prima della partita è venuto a salutarci in cabina come fa sempre, lui è Maurizio Piras. Attenzione, palla in avanti a Cagliari che francamente oggi non riesce. Attenzione, Riva per Gori, Gori, il tiro di Gori e c'è il pareggio del Cagliari con Bobo Gori. Cagliari che è arrivato al pareggio, ecco Gori che fa vedere la sua maglia numero 9, l'abbraccio di Gigi Riva. Cagliari dunque che è arrivato al pareggio, ma sicuramente qualcosa oggi non è andato nella formazione isolana, perché ha fatto veramente fatica a trovare il gol del pareggio. Comunque l'azione è stata bella, Riva con molto altruismo ha visto un corridoio, Gori ci si è infilato e Riva lo ha servito perfettamente, quindi il destro che non ha dato scampo al portiere della Roma Ginulfi. E Roma che, ripetiamo, ha giocato una partita veramente bella, forse la migliore di quest'anno, mettendo sotto i giocatori del Cagliari. Però avanza Peiro, un fedelissimo di Elenio Herrera, lo ha seguito nell'Inter e adesso qui nella Roma. C'era Aldo Bet, il tocco per Spinosi, Capellini, Spinosi terzino d'ala, oggi ha giocato veramente una buona partita, scattando sovente in avanti. E Cagliari oggi ha risentito della poca vena di Greatti. Attenzione, palla per Gori, l'ottima chiusura però da parte di Santarini. Adesso il Cagliari sembra voler accelerare i tempi per cercare l'eventuale gol vittoria, però in avanti Riva e Gori sono troppo soli, non sono supportati dal solito Domenghini, e quindi insomma staremo a vedere se ci sarà la soluzione da una parte o dall'altra, oppure le due squadre si accontenteranno di pareggiare il conto. Attenzione Nenè dentro per Gori che non è riuscito a fermare il pallone che avrebbe potuto essere pericoloso per i giallorossi. Cappellini,
vero. Lo attacca Domenghini, però cerca il passaggio, ma Nicolai allontana. Landini, c'era fermato Pierluigi, c'era il capitano e c'è il cartellino giallo, giustamente per il giocatore giallorosso, che rivediamo l'entrata. E beh, Salvori non ha badato a spese in questo intervento e quindi è stato ammonito. Palla verso Gigi Riva, il colpo di testa, c'era, si è fatto sfuggire il pallone, però dentro per Cordova, la chiusura di Nicolai che poi spazza via, non deve evitare brutte sorprese. Intanto esce anche Nenè, al suo posto entra Poli. Landini prova a buttarla dentro, poi c'è Zignoli che controlla e rilancia verso Poli, che di testa non trova il compagno, e finisce Cagliari-Roma con il risultato di 1-1. Da Nando Bertellini è tutto, linea allo studio.